Volevo sapere, qui in passato è successo... È da un mese che mi sono trasferito qui in Amizawa. Anche se è uno stile di vita nuovo, non ho faticato ad ambientarmi. Ma pare che qui, in passato, ci sia stato un assassino di cui nessuno vuole parlarmi. Nippa! Ehi, Rika, volevo sapere, qui in passato è successo qualcosa? È che non posso dirtelo. È un segreto. Siamo amici, no? Se lo siamo, devi dirmelo. Va bene, te lo dirò. Pare che sia una maledizione lanciata dal monaco del tempio, sai? Si dice sia una punizione del dio protettore contro la... Chikun, sono venuta per la penitenza. Penitenza? Te lo sei dimenticato, eh? Ma che stai facendo? Non ti muovere! No! Fermati! Proprio dietro di me. Chi è? Lei crede che io abbia il coraggio di voltarmi? Se mi volto io? Io? Tana perché ci... Addice. A te non si addice affatto. Mi capisci proprio bene. Possiamo parlare 3 minuti? Sì. Allora vieni con me. Dove siamo? Questa è la stanza delle torture. Tutti questi strumenti di tortura sono stati costruiti per difendere la solenne memoria del villaggio dell'Abisso d'Eden. Anche oggi ho scritto che ha lo scopo di ricordare il Watanagashi. È un luogo pieno di ricordi. Li ho uccisi tutti qui. Sono Zaki Shion. Non è vero. Sei un demone. È da molto tempo che un demone alberga in me, ma ci sono delle cose che ne hanno causato il risveglio. Qualcosa che tu hai fatto. Se quella volta tu mi avessi dato la bambola, magari... Fino a che la tragedia non verrà evitata. Vista così è molto semplice, è un percorso breve. Perdonare il prossimo, mantenere le promesse, rifiutare la tendenza a diffidare. Ciò può evitare ogni tragedia, si tratta quasi di una chiave magica. Ma un labirinto che non può essere aperto solo con quella chiave, ancora qui a Namizawa, rimane. Vuoi venire anche tu a divertirti con questo peccato riavvolgibile in eterno? Thank you.
ed elimina più del 99% dei batteri. Listerin elimina più placca batterica di ogni altro colluttorio per uso quotidiano. E i batteri non sanno più dove nascondersi. Listerin, l'unica bomba per la... Ma no, va bene. Era il miglior tirapugli del battaglio. Che potenza di perdonte, amici. Non aveva rivali. Aveva i pugni nelle mani. Con l'abbonamento a Lodi Suoneria settimanali, subito per te un fantastico regalo.